Sì, buongiorno, benvenuti in live. Oggi siamo qui su Los Santos Life Italia con Elisa Smith. Eccoci qua. Mi ricordo i pulsanti che avevo impostato per cambiare scena. Ah, sì, eccolo qua. Questa e questa. Eccoci qua. Comunque, siamo qui con Elisa Smith, ora vediamo un po' che fare. L'economia fa schifo e direi che possiamo aprire un po' il mojito, vedere un po' se c'è qualcuno. Cinque limonate, abbiamo un sacco di sete, Anna. Poi ci prendiamo un po' di pesce qui. Mangiare per rilassarci. Niente. Non so BG caga. Quindi perfetto, andiamo. Il SPG è a posto, è rilassato e non deve andare neanche in bagno. Perfetto. Dovrei vendersi tre coralli, ma non c'ho voglia, quindi li metterò in casa e quando avrò tempo li andrò a vendere. Ecco qua. C'ho un sacco di chilometri in sta macchina, più di 4.000 km. Mia, sti bugger del menu G. Andiamo qui. Preleviamo 500 dollari. Facciamo l'annuncio. Ma è aperto.
Demi. Guarda che... E niente. Certo che i soldi vanno subito a essere... Li si notano subito, eh. Adesso mi fai fatturoni. Oppure più che altro che qualcuno possa fare metagame e venirmi a rapinare qua al Mojito. Vado dalle live, quanti soldi ho e vengono qui da me al Mojito e mi fanno la rapina. Ho paura di questo qui più che altro. No, no, più che altro cioè non parlo di te, però tipo ho paura che qualcuno lo faccia, sai? Vedi quanti soldi c'ho qua e mi dice, andiamo a fare la rapina. Ciao Vitonzo, beh, come va? Per l'isola gioca fatture scarse. Grande, Emi. Ah, stai a mare, beato te, beato te. Io sono. Io sono. Sono qua. In alta montagna, a casa, cioè in alta montagna. Abito in nord, estremo nord, lontano dal mare. E no, niente mare da me. Niente mare, no. Il mare, beati voi che abitate vicino al mare. Ma grazie Demi, grazie mille, grazie per la sub, grazie mille. Grazie mille Demi, veramente. Ti voglio bene. Oh, ma nessuno che caga l'annuncio del Mojito. Oggi ho fatto l'annuncio pure delle nuove granite. Oggi al Mojito Inn facciamo le granite. Qua, arancia, limone e Coca-Cola che... E Coca-Cola che non c'è però da qui. E poi facciamo il caffè. Allora. Meno che iniziamo a fare un po' di lavoro. Cioè, in RP non sono veramente item granita. Pronto, casa della frutta, mi dica. Ciao, casa della frutta, ho bisogno di 100 pezzi di frutta. Ah, Sì, mi senti? 100 pezzi di frutta. Va bene, Sì. Perfetto, dammi 5 minuti e arrivo a farteli, va bene? ciao ciao. Grazie, capo. Ma In pratica, no, non è vero item frutta. Cioè, facciamo così, diamo tipo... Cioè, non è vero item si sì, frutta, sto confusa. Sono fuso, va. In pratica facciamo diamo la limonata, l'aranciata, la Coca-Cola e facciamo finta che sia granita in RP. Sì, è la meccanica, Vitonzo, sì, si è capito. È la meccanica. Sì, c'è cioè, tutto per questione RP, cioè ci sta per fare cose RP, cioè. Bene, io devo fare l'annuncio della riapertura del Perla.
Martedì sera ci sarà la riapertura del Pearl. Sono più post nuovi. Qua. Pagine. Pearl Serious Rant. Certo, abbiamo il Pearl. È mio. Demi, è mio il Pearl. Ho pure le chiavi. Sveglia. Sì, è mio il Pearl, proprio mio, eh. Devo modificare qua. Modifica. Informazioni pagina. Ciao Vito, buon tuffo, buon bagno, ci vediamo dopo, grazie per essere stato qui. Allora, sì, che bello, io intanto il mio schermo si spegne. Ok, mettiamo la richiesta di amicizia a lui che lo conosco. Vabbè, allora, pagine. The Paris Restaurant. Dopo molto. Facciamo così che non lo scrivo qua, vabbè. Dopo molto tempo. Finalmente riapre il Pearls. Martedì sera, virgola, alle ore 21, riapertura ufficiale del ristorante più ristorante sul più bel molo di Los Santos. Ma allora, dopo molto tempo finalmente riapre il Pearls. Andate al Pearls. Pearls, martedì sera alle ore 21 e 30. Va che è troppo presto, 21 e 30. Riapertura ufficiale. Riapertura ufficiale del ristorante più bello sul ristorante sul più bel molo di Los Santos. Di tutta Los Santos. Los Santos. Menù a base di pesce e carne con contorni di patate e insalata. Tutti questi menù accompagnati da bibite analcoliche o birre direttamente dal tequila. Vi aspettiamo numerosi. Eh sì, Totò, vabbè, facciamo così, che copio e incollo il messaggio, tanto non lo manda. L'economia cala tra pochissimo, chiamate meno 41 la regia. Ok, grazie. Tanto per me potrebbero essere le fettine di carne, il pesce più basso di così non può essere, quindi cioè, che schifo. Dopo molto tempo finalmente riapre il Pearls, martedì sera alle ore 21:30. Riapertura ufficiale del ristorante più bello sul più bel molo di tutto Los Santos. Menù a base di pesce e di carne con contorni di patate e insalata. Tutti questi menù accompagnati da bibite, madonna, bibite. Analcoliche o birre direttamente dal tequila o birre servite direttamente dal tequila là. Vi aspettiamo numerosi, numerosi, punto. All'esterno ci sarà della musica e un posto dove poter
Ballare e bere all'aperto. Facciamo così. Dal chiocciola te qui. Chiocciola. Chiocciola. No, non va. Perché non mi va la chiocciola? Ma perché non va la chiocciola? Mannaggia il cacchio. Perché il tablet è te qui. Vabbè, facciamo così, va. Sì, c'è proprio l'interno del Pearl, ci sono proprio gli interni, Demi, sì. È bellissimo, cioè non è a due piani come in tanti server, però è... Allora, in alcuni server il Pearls è a due piani, qui è solamente un piano, ma c'è. All'esterno ci sarà. All'esterno. E allora vieni, dai. Vieni martedì. Adesso ci sarà della musica e un posto dove poter ballare e bere all'aperto. Ricordiamo che ci sarà presente il servizio al tavolo e sarà possibile prenotare dei tavoli per voi. Virgola. Basta scrivere un messaggio su Facebook direttamente sulla pagina. Basta scrivere un messaggio su Facebook direttamente alla pagina. Togli il C, dove? Un attimo. Ciao Museli, benvenuto in live. Adesso ci sarà musica. Mzuika, Madonna, guarda qua, musica. Ci sarà, ah, qui? All'esterno sarà della mu. Ci sarà, no, ci sarà della musica. All'esterno sarà della musica e un posto. No, ci sarà della musica. No, sarà della musica. Oddio, non saprei. Totò mi scrive di nuovo. Cosa, Museli? Togli la notifica del push tu. Ah, questa. Non so come si faccia. Ci ho provato. Cioè. Associazione tasti. Ci ho provato, ma non capisco come farlo. Cioè. E Toto scrive di nuovo. Vabbè, andiamo a vedere come vuole Toto. Fettini carne a 100, ma siamo seri? Cioè, io ero qua che guardavo e c'era fettina di carne a 100, ma si corre, altro che subito, altro che scrivere il messaggio scriviamo dopo. Si corre istant.
Vado lì a Loithul. Pronto? Vado a Loithul, ok? Quindi Sì, ho capito, ho se capito, fai c'è la frutta, fettina. vieni poi dopo a Loithul, è tardi. Sì, infatti qua sono a frutta Vado. e do. Ta-da. Vedi, c'è Eucaristia di frutta, ce ne sono circa 290 Ma rimasta. che cazzo? È passato Robert, è passato? No, Robert, già trovato a metà, Robert. Ma Totò, cosa cavolo hai fatto? Totò. Devo lavorare. Mamma mia, vabbè, ciao. Ciao. Vai sul disco di impostazione notifiche e togli la spunta APTT disattivato. Non so precisamente come si chiama in italiano, o disco dell'inglese. Questo è Robert. Spero ti facciano la multa. La multa tu. Stai andando più di me, cioè io sono a 185, tu sei andando a 200 come minimo. Sì. Cioè, mamma mia, vabbè. Tu hai fetta e stai Sì, andando veloce, allora eh? io E come io sto andando? pure. Eh sì, ma tu sei più veloce di me. Allora, senti Elisa, io ho degli impegni. Totò mi sta svuotando l'albero, quindi. Lo so che tu stai usando l'albero. Mamma mia, però Gli ho ragazza, dai. ordinato 100 pezzi di frutta, poi io Sì, 100, ma non 3000, lui tutti li sappia. lo so, ma è pazzo, cioè. Vabbè, Pazzo, un pazzo. tanto c'è anche tu che li fai concorrenza sotto alla frutta, eh. Sì, ho capito, però se lui me le piglia. Già io sono arrivato con metà albero, per farti capire. Vabbè, ma tanto al massimo vai fare la carne, che è facile come fare la frutta. Sì, ma io ho delle ordinazioni per oggi. Da Devo chi? rispettare. Vanilla. E basta, perché. Perché Steve la piglia solo da Valeria, a quanto pare la frutta. Adesso non più perché Valeria lavora da me. Ah. Quindi chiedi a Steve se vuole la frutta adesso da te. Ah, io dico. Effettivamente. Valeria lavora da me. Perfetto, meglio una concorrente in me. No, vabbè, ma. Oddio, forse chiede Totò, ma Totò forse bassa qualità La ancora. tua è media, quindi non penso chieda a lui. Massimo chieda a Marco Lindo che fa Massimo. Vediamo. Io lo chiamo. Vabbè, Elisa, ma che stai andando a fare tu? Vendere fettine di carne che sono a 100. Allora si può vendere. A Va bene. 100. Ciao ciao. Già, ciao ciao. Allora, andiamo a vedere questa cosa qua. Adesso il disco di impostazioni delle notifiche, vediamo un po'. Non ce l'ho io in posizione delle notifiche. Ah, qua, ok, notifiche. Aspetta. Oh, ho già arrivato il PTT. Che figo, grazie, Musoni. Valeria si chiama Acrelia su Discord e la mia dipendente, cioè, è una delle mie migliori amiche in RP. E lavora come al Mojito. Ciao Totò, benvenuto in live. Devo continuare il mio messaggio qua. Allora, dopo molto tempo finalmente riapre il Perl. Contiamo gli errori, controlliamo gli errori. Martedì sera alle ore 21:30 riapertura ufficiale del ristorante sul più bel molo di tutta Los Santos. Menù a base di pesce e di carne con contorni di patate e insalata. Tutti questi menù accompagnati da bibite analcoliche o birre servite direttamente dal tequila là. Vi aspettiamo numerosi. All'esterno ci sarà della musica e un posto dove poter ballare e bere all'aperto. Ricordiamo che ci sarà presente il servizio al tavolo e sarà possibile prenotare ta dai tavoli per voi. Basta scrivere un messaggio sulla FUQ direttamente alla pagina. Li aspettiamo, appunto. Perfetto, così va bene secondo voi? Come annuncio?
Secondo te va bene così? Demi, secondo te va bene l'annuncio così? Può andare bene, dai, oh. Ma adesso io me lo salvo intanto e lo mando da Crea. Allora, intanto aspettiamo gli altri che mi rispondano. Un attimo. Livello 44 di esperienza Mojito Inn sono. No, ancora non l'ho inviato. L'ho inviato alla Crelia su Discord. Per chiedergli com'è. Crelia! Eccola. Eccola qui su, in chat. Ti ho inviato su Discord. Leggi il messaggio. Devo chiamare anche Orlando per chiedergli questa questione della famiglia qua. Ex contadina. Oi, Pronto? ciao, sono io. Ciao Elisa, come va? Senti, tutto bene, dobbiamo parlarne allora per prendere sta famiglia, per prenderlo in famiglia sto qua allora. Sì, io ieri ho provato a mandare un messaggio agli altri, ma ho avuto un grosso mal di pancia. Scusami, ma sto pensando un po' in giro e non è proprio il momento, ho bevuto un po' troppo adesso. Ma Sono al tequila, se vuoi venire. Orlando, magari ti stai alcolizzando? No, no, non mi sto alcolizzando, stavo facendo un po' di festa insieme il mattino. Sì, di prima mattina già ubriaco. Forse No, sei non sono alcolizzato. ubriaco, non sono ubriaco! No, 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 non lo non sei. sono ubriaco! No, no. Lasciami stare! Ma... Forse bisogna prendere Mimmo in famiglia. Cioè, Orlando vuole prendere Mimmo in famiglia, ma io e Robert non vogliamo. E qualcun altro della famiglia lo vuole. Dobbiamo fare una riunione per vedere chi prendere. Dobbiamo fare una riunione per vedere se vogliamo tutti, lo vogliamo. Willy non lo vuole in famiglia da quanto quello che so. Io neanche. Robert neanche. Diciamo che sì, la famiglia si vota noi parenti. Io bisogna scegliere se prenderlo o meno. Io non lo voglio, appunto. Cioè, mi è troppo. Cioè, ci starebbe se fosse un po' più. Cioè, non so se lo conosce nel RP di Mimmo, però è un 29enne. C'è un ragazzo che è adulto, che lavora e tutto, però se ha la mentalità di, di uno che ha 5-6 anni, un bambino di 5-6 anni, prende le cannucce dal tavolo del mojito, non dice le parolacce, si arrabbia se con le parolacce, non beve alcol, neanche birre alcoliche, beve solo il succo di frutta. E già abbiamo Orlando che è un peso in famiglia da sopportare, da dover tenere a bada. Se prendiamo pure questo, sono due pesi in famiglia. Poi diciamo che gli unici sani in famiglia siamo io, Robert e Scarlett, ecco.
Perché poi vabbè, Willy, diciamo, Willy è uno che è quello che è, diciamo, ci sta, è bravo e tutto, però un ex tossicodipendente. E invece Eroe non si vede mai, quindi meno male, io non ho mai cucinato Piro e Lisa non la conosceva per niente, eppure sono famiglia insieme, però boh. È poco presente, no? Dammi, sai cosa è successo in Baia? Tu in questo periodo che sei andata via dall'OS, facciamo... Minchia, vuoto! Ma... Allora, facciamo così, porto su 55 pezzi, così non faccio... Allora, 105 pezzi porto su, così non faccio casino. Che è successo? In questo periodo in cui tu eri... è stata via dallo Santos. Sono arrivati un sacco di player nuovi. Tanti player nuovi. Io ho fatto molta conoscenza lavorando adesso... Non facendo più il poliziotto, non avendo solo le cerchie ristrette di amici. Perché facendo il poliziotto dai cerchieri, ai cerchieri proprio ristrette di amicizie, no? In pratica conosci quelle poche persone che sono in polizia e basta. Lavorando in palestra e poi al Mojito, ho conosciuto un strasacco di gente nuova. E ora faccio RP praticamente con gente nuova, un sacco di gente nuova. E ci sta, sì, infatti è meglio che ci siano una persona nuova, almeno c'è un cambio di community. Scusate, ho dovuto starnutire e mutato il microfono tipo all'istante. Comunque. Anche per nuove idee cambia un po' di persone, cambia un po' l'atmosfera, perché se sempre i soliti player dopo un po' diventano sempre i soliti, ti fanno ripetere sempre con i soliti, diventa una monotonia. Ora, io dico, ci sono anche tanti streamer nuovi che sono anche un po' più grandi streamer, che hanno fatto un po' di pubblicità al server, ed è per questo che ci sono più persone nuove anche. Non lo so se sarà per quel motivo, non lo so se sarà perché alla gente piace lo Santos, vediamo, non, cioè io non posso saperlo questo, però sa il fatto che in questo wipe sono arrivate un tantissime di persone nuove. E questa cosa a me piace, cioè. Io sono sempre aperto a avere nuove amicizie. Infatti, cioè, a Crelia l'ho conosciuta così per caso. Ed è nuova di sto wipe, per esempio, cioè. Anche Dovman Care, che è Robert, ho conosciuto così. Questo wipe qua. E, cioè. Doraemon, anche lui che fa Willy. Quanto devo depositare? 19.000. Buongiorno, capo. Ecco qua. Per la frutta. Non ti riesco a passare. Eh no, c'ho 105 pezzi addosso, vieni nel monitor. E Grazie. niente. Rip, parete un pugno, Totò. 105. Qui. Perfetto. Grazie. Grazie, io vado. Ciao. E più tardi ti ordinerò la carne, vai anche. Sì, già un pochettino già ce l'ho già pronto un po', quindi già messo da Ottimo, parte un pochettino. ottimo. Va bene, Perfetto, a ciao. dopo. Ciao. Perfetto, allora io devo segnare sul database. Devo sistemare sul database che ho venduto sta carne.
ma di te, le tue cose? Ok, ma quello per me cos'hai venduto? Perché io ho visto sul database vendite qua. Hai venduto solamente 180 di carne media qualità, che erano quelli con me, mi sa, oh. I 180 di carne media erano con me, giusto? E i 126 di carne erano quello, erano dopo questo via? Io vedo due carichi segnati sul database, vale. Due carichi io vedo. Due. Ah, due per te, due tuoi, Ecco perché. Infatti, però hai venduto anche i tuoi pesci qua, vedo che ce ne sono di meno. Perfetto. Economia è cambiata ora. E il pesce 33, che bello! Ce n'è salita di 3. Che schifo questa economia. Proprio schifo. La frutta mi serve per fare glutammato in più. Per fare glutammato in più mi serve la frutta. Vabbè, vuol dire che farò i... Travaserò un po' di roba nel magazzino di Sandy. Lì la luce spenta in mezzo alla strada, pericolosa. Ma sono così comode queste macchine, mamma mia. E poi non è vero, dai, non sono tutti con le elettriche, dai, c'è gente che usa anche l'auto a benzina. Però almeno tutti ne hanno una. Ah, ottimo, Demi, allora magari. Ma solitamente stimo sempre di mattina io, cioè non è che stimo, non stimo mai di sera, cioè. È raro che io stimi di sera perché non riesco a stimare di sera io proprio, cioè il mio PC non ce la fa, non so cosa sia PC, la connessione, crasha. Cioè di mattina va tutto bene, al massimo caro sto mappa una volta, ma quello succede anche quando non streamo, perché devo abbassare la qualità del video e non sono scemo, non ho ancora fatto questa texture, la cosa là. E se no la mattina riesco a streamare perché sono meno player, la connessione al computer è più
sono più leggeri, diciamo, più o meno sovraccaricati, invece la sera è tutto più sovraccarico perché il computer è acceso da tutto il giorno, la connessione viene usata da tutto il giorno e quindi riesco a fare meglio, a streamare meglio la mattina. Meno player, quindi il server carica meno. Minchia, 8 player, è mortorio. Oppure streamo di pomeriggio quando sono lì che magari logo la sera, poco prima di cena, allora anche lì streamo. Stimatamente, ma la sera, è raro che io streamo perché non riesco, cioè potrei provarci qualche sera a farlo, però non lo so. Ciao Swanky, non lo so, dammi, non ne ho idea, NLP, non penso di sì. infatti, cioè dovrebbe essere teoricamente. Sì, sta macchina. Ah, 140, quindi. Questo è il lavoro che mi aspetta a fare ogni mattina, riempire il magazzino sempre. No, anzi, oggi non ho voglia di farlo. Ora voglio fare un po' di arpini, voglio il tequila, che c'è gente. Capito, capito, Demi. Oh cazzo. Aiuto. Affanculo. Sì, seguimi. Seguimi. Via, fanculo. Sì, la meglio in prima persona. Diamo il tequila. Minchia, 6 persone, ma che è? Che è oggi? Sì, fammi la multa, Musari. Beccami.
L'unico che è riuscito a beccarmi è stato Zombie, grazie al fatto che stavo superando un trattore a Sandy Shores e lui veniva incontro a me, diciamo, dalla parte della corsia che stavo. Io stavo superando tipo così, lui veniva incontro a me, cioè lui veniva, andava nella corsia sua, veniva nel suo e mi ha visto che andavo più veloce di rimettere velocità perché stavo superando e mi ha fatto una multa. L'unico che mi ha visto è stato lui, l'unico che mi ha beccato è stato lui. Ho fatto multe per 3 web di seguito, so le tattiche, so dove vi posizionate, so come fate, so che non potete decidere se non avete la prova. Logga, logga, tanto non mi metto a paura, tanto io faccio sempre così, guarda. Vedo un cespuglio in cui potrebbe essere sospetto, faccio così e freno. Minchia. Però l'unico veramente, l'unico che è riuscito a beccarmi è stato Zombie. Che ha avuto culo che superavo e mi ha preso l'autovelox mentre superavo così. E quindi mi veniva incontro a me. Cioè, l'unico. Ehi là! No, 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 che sotto sono mappe. No, che culo, non l'ho colpita. No, niente di prendiamo. Ho perso, vabbè, tutta questa strada qua. No, piano, la zona, bene, ok. Dai, i player non possono diminuire, oh, infatti sono aumentati, dai, dai. Loghiamo un po' questo server, dai, che sennò se muore qua dentro fa niente. Minchia, berrete nella Giga 100, Steve sarebbe contento che ci fosse, peccato che lavora ora. Sì, ma la polizia, i sceriffi sono bastardi, l'altra volta mi hanno fatto la multa perché andavo in città 91 km al limite era 90. Cioè, era dalla multa. Dai, 20 minuti vado via dal lavoro. Dai, 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 dai. Ti dico, Swanky, in teoria il limite non è 90, quindi per quello te l'hanno fatta la multa. Se tu vai dopo il 90 km/h, possono fartela perché sei con 6 km/h di eccesso, perché il limite di velocità è 85. L'ho fatta io, le tolleranze le ho fatte io, le ho fatte. Io e Alcazan abbiamo fatto le tolleranze per i limiti di velocità. Dato che il limite è 85, tu puoi andare in città massimo 90, poi c'è di margine di errore 90. Teoricamente devi essere sotto di 85. Quindi con margine di errore puoi arrivare a 90. Se superi 90 km/h sei già multabile. Quindi teoricamente il poliziotto era in regola con la multa lì. Cioè era in piena regola. Non mi carica le texture. E poi ci ho sbagliato perché il limite della città è 85. Sarà qualcuno al tequila? Oh, se non c'è più nessuno mi incazzo perché se volevo fare RP è aperto, Madonna mia, che bello. Salve! C'è qualcuno? Non c'è nessuno.
Qualcuno? Ah, che è chiuso questo. Cioè, il tequila è tutto aperto, eh? Sì, infatti, tutto aperto e non c'è nessuno. Bella roba. Vabbè. Lo dirò a Scarlett che con questo dipendente lascia il locale tutto spalancato. C'è nessuno che parcheggia, vero o no? No, ma vabbè, ma solo birra chiara, cioè. Ma non penso che lascia tutto aperto così, cioè. Ma poi dove sono tutti? Dove sono tutti? Sì, ma anche io chiudo sempre a chiave il locale ora. Dov'è Orlando qua? Il vecchio. Boh, sono spariti tutti, sono spariti. Tutti morti, mamma mia, la texture che non mi ricarica, che è nervoso. No, all'ospedale non ci sarà nessuno a quest'ora. Non penso ci sarà nessuno a quest'ora all'ospedale. No, sì, non penso, non c'è ora, mi sa. Può darsi, ma. Boh. Oggi 41 01 21. Esatto. Quella totò. Vediamo se c'è Gennaro o Giove per il carico. Deglutammato.
vedi che non sono qua a vendere. Cioè. Gennaro non c'è. E giovani anche c'è. Sì. Qualcuno mi faccia la clip di ogni volta che carico sta mappa e poi alla fine le scarico tutte e faccio un bel video in cui raccolgo tutte le carute su sto mappa. Io do il wipe. Sì, un'altra volta, vaffanbro. Raga, io sono stufo, io non ce la faccio più. Facciamo così, dato che mi girano altamente le palle. Facciamo così, chiudo la macchina qui. Impostazioni, grafica, dato che io sono stupido, cioè questa qua, la qualità shader alta, mettiamola normale. Pronto? Ciao, sono Frank. Frank? Chi? Frank Il meccanico. il meccanico, non ricordo, però sì, dimmi. Il giallo Ah della. sì, ok, Non va bene. sapere se eravate aperti. Ascolta, grazie per il follow. Sì, sono aperti, vabbè, Ah, tra ok. poco arrivo al mojito. Allora vengo, io parto da lontano, quindi Ok, io tranquillo. devo chiudere un attimo gli occhi e poi torno, quindi se Ok. aspetta qualche minuto poi. Ok. Salve. Perfetto, scusate un attimo allora. Andiamo qua. X 11. Vabbè, poi comunque. Tenskin, siamo ancora un po'. Qualità shader normale. Questi riflessi la tengo alta. Le ombre devo lasciare sfumate, le finite, a me nulla. Vabbè. Ok, mi sta avviando il gioco. Perfetto. Ciao Escold, benvenuto sul canale. Benvenuto al canale. Perfetto, F8 connect lo santoslavitalia.it. Perfetto. Ah, sei tu, niente. E niente, non sapevo che c'è questo nome su di su Steam. Cioè sì, su Steam, ma su Twitch. Ice Cold.
Bene, sta caricando il gioco. Ecco qua, sono rientrato. Speriamo vada meglio. Ora non cambio più la mappa, forse. Speriamo di no. Ecco qua. Tac. Che gioia, non funziona la scena. Eccola. Funziona. Ok, va. Perfetto, vediamo se avrà caricato la sottomappa, spero di no. Ho abbassato le shaders, quindi in teoria devo vedere anche un po' peggio tutto. Ho il disa scaling pure. Scoprilo NRP. Questa è la risposta che diceva sempre tutto. Scoprilo NRP. Quando qualcuno scrive in chat, ma il tequila là è aperto, puoi fare cosa? Scoprilo NRP. Rispondeva sempre così. O silenzio in chat. Silenzio che c'è gente che dorme. Scriveva queste risposte qua in chat, no? Questo è normale che non mi carichi due VCP perché non so mai perché anche carica, non me li caricava anche prima che avessi dei problemi qua. Perfetto. Fette di carne scesa, di nuovo, c'è tutto sceso, mamma mia. La sciaglia è minimo legale, cioè 20 dollari. Lo so, tutto risponde sempre scopri l'NRP, ma risponde sempre così. Vabbè, io... Quanti player ci stanno? 6 player, mamma che mortorio, mamma mia. Facciamo questo annuncio del monitor in aperto. Commerciale. Perfetto. Salve. Buongiorno, salve, tutto bene? Sì. Hai bisogno di qualcosa? Sì, allora, io ho intenzione di aprire un'attività, vendere tacco in giro. Vendere tacco in giro? Sì. E Ok. mi servivano anche le limonate. Quindi vorrei chiederle,
dato in cui quegli discount fanno cagare, no? Esatto, li costano anche molto di più, $15. Potremmo giungere a un accordo. Magari io gli do una quota fissa, lei mi dà una quota fissa di bibite. Ecco, anche $10. Allora, esattamente, allora io facevo così, dato che gli scout costano 15, noi qui le vendiamo $10 a tutti. Ah, va bene. Per far risparmiare alle persone, venire, farle venire qui a comprare. Va bene, possiamo fare così. Possiamo fare così. Se vuole possiamo fare così, io le vendo $10 e... Dato che ci risparmia $5 a bibita, ci risparmio, ecco. Sì. E mi dica lei come vuole. Sì, ma intanto devo aspettare l'avvocato che mi deve dare sto cazzo di foglio. Perché sennò non posso iniziare l'attività. Sì, va bene, va bene. Vuoi già comprare adesso qualcosa? Sì, mi dia 5 di limonate. Ok, 5 limonate. Niente, strascia. Che cavolo, peccato. Ti cercavo in RP io. Prima era al tequila. Ecco qua. Sono 50. Sì, sono 50, sono 25. No, sono 50. Sono io che sono scema. Grazie. Sì, sono 50 perché 5 per 10. Sì, 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 ma sono confusa perché io ho speso $25 per comprarle. Vabbè, sì. Bene, allora lei mi faccia sapere quando io le possiamo fare la sconto, sì. Come sta andando la giornata? È un po' morta, c'è poca gente in giro, neanche i grossisti per le consegne. Boh. L'economia non è favore, è un po' morta oggi la giornata. Capisco. Però si spera che... Si spera che migliori nell'arco tutta la serata, pomeriggio. Speriamo. Poi voi meccanici invece, il lavoro com'è? C'è lavoro? Se non c'è gente, non c'è lavoro. Immagino. Infatti non so, secondo me... Volevo cambiare anche se fosse lavoro, non lo so. Che lavoro vuoi fare? Forse pensavo qualcosa di più movimentato, cioè, no, proprio... statico. È statico, e dove vuoi andare a lavorare come statico? Beh, ho molti amici che fanno il pescatore, il... Beh, guarda che non è mica che sia tanto statico, lei deve andare tipo deve andare tipo a pescare, poi andare a venderlo i tool oppure i vari business in giro. Poi deve andare a fare le alghe, deve andare a fare l'acqua, poi è sempre dipendente da questa economia che cambia ogni 20 minuti. Sì, ma io 15 giorni ho fatto 1000 chilometri. E in una giornata di 12 ore di lavoro faccio $6000. Se cerca un lavoro un po' più fruttante, allora sì. Se vuole fare proprio di soldi, allora se le consiglio di andare a fare il pescatore o il contadino. O l'operaio. O l'operaio, sì. Tanto più o meno, sempre quella roba. Ultimamente però c'è un po' di carenza di pescatori. Pescatori. Sì. L'import infatti fa la difficoltà a cercare a trovare materiale di media qualità. Cazzo, ma la borsa è tutta rossa. Eh? La borsa è tutta rossa. Già, vedi, questo è brutto però di lavorare con la borsa che cambia. Già, sarebbe il magazzino. Infatti io ce l'ho, però... Però comunque, cioè, in quei momenti in cui non hai la borsa che ci sta da parte tua, sei lì ad annoiarti, sei lì a fare niente. Già. Già. Non lo so, forse sto ancora un paio, una settimanina così, poi guarda. Vabbè, può valutare lei come vuole. Va bene. Adesso vedo un attimo cosa c'è da fare. Dovrei ordinare delle alghe. Ho che lo Smoking Water è chiuso. Cioè, è fallito. Sì, hanno chiuso Smoking Water.
Peccato. Già, l'ho chiuso per motivi personali e finirà all'asta insieme al Burger Shot. Comprendo. Ciao. Ieri c'è stato il tuning del Santos Custom, visto lei era Lo lì? so, no. Era in giro a lavorare? No, avevo impegni fuori città. Ah, capito. Non lo so, starà quando ci sarà E all'asta, purtroppo. spero. Boh. Perché sennò anch'io partecipavo. Ah, capito. Peccato che non c'era. Perché se mi davano i soldi, avevo i soldi per modificare l'auto. Capito. Ai. Io sto aspettando i grossisti, sto aspettando un pescatore, sto aspettando che l'economia vada in positivo. Tante attese, tante cose da fare. E probabilmente con i cooler arriveranno tutte insieme. E probabilmente con i cooler arriveranno tutte insieme. Sì, esatto, però non riuscire più a farlo in cacchio, sì. Ma non è solito, cioè, vabbè. Pazienza. Ciao, E già. puzza di naso. Buongiorno. Vado un attimo fuori, prendo un attimo una cosa. I grossisti arrivano quando arrivano, prendo una sigaretta. Un accendino. Ah, fuori. Vado un attimo fuori, andiamo. Fumo una sigaretta. No, raga. No, mi fa l'animazione, ma perché? Lei mi vede fumare? No. Che cazzo c'ha? Vabbè, no, non fumo più. No. Diciamo che ho provato e non ci riesco. Io ci esco, lei mi vede. Cosa stai? Io ci riesco, lei mi vede farlo. Sì, Ciao. certo. Vabbè, io farò qualcosa di lavoro, adesso vado a fare qualche giro così ci si vede Va ora. bene, Arrivederci. ciao. Ciao, ciao. Vabbè, a questo punto ne approfitto per andare a travasare un po'. Che palle, busto una sigaretta così nel nulla, vabbè. 140 pesci. E li travasiamo. Perché faccio gli screenshot invece per la macchina, Dio mio. I play sono sempre pochi e stanno aumentando adesso, oddio. Loggate che non si spa RP ora. Dai. Venite al Mojito a comprare. E poi ci sono questi momenti morti in cui ci sono pochi player in giro oppure stanno solo farmando, in cui ti annoi così tanto che non ce la fai più, cioè veramente una roba incredibile, cioè non so che cacchio fare io.
tanto. Ora lo porta 110 110. Però mi guida male, tutto veloce guida. Una volta questo pezzo di auto, il pezzo qui in questo caso qui ho paura di investire qualcuno. Madonna, pesce la via fa schifo, venderò un po' di carne. Vado che è 96. Però mamma mia, c'è la pesce da vigliare un sale di qualità, non c'è un sale di livello. Vuol dire che oggi farò solo carne, cioè se non vedo pesce faccio solo carne, faccio. Nel bagno rilassarmi, che non prenderò. Ormai rilassarsi vuol dire andare in bagno per me, cioè per me che mangio pesci. Che oggi mi sa proprio che ordinerò, cucinerò solo carne. Mi dispiace per Zopito che non gli ordinerò il pesce. Mi sa che oggi faccio un carico di proprio di 500 pezzi di carne e processo tutti. Perché vendo solo quello, sto vendendo. Oggi ho 500 pezzi di carne, ti ordino. Guarda come si sveglia subito Totò quando ho parlato che gli ordinerò 500 pezzi di carne. La frutta l'ho già presa, tutto. La frutta l'ho già presa prima, l'ho già ordinata prima 100 pezzi, devo ordinare 100 pezzi di alghe.
Sì, lo so che l'hai già spazzolata, Totò, lo so. Lo so che fai svuoti il blip della frutta, albero della frutta. Che bello, ho abbassato la qualità texture di un carro più sottomappa adesso, ma è fantastico. Speriamo di non averla accantata, cioè. Teoricamente non sono ancora caduto sottomappa dopo aver avviato il gioco. Adesso l'ho chiamata, vedrai. Me la sono tirata, cazzo mappa. Va bene, vai a pranzare, buon pranzo a Crelia, ci vediamo, grazie per essere stata passata, essere passata in live. Ci vediamo poi in game, un po' su Discord. Bello. A me l'alga e la frutta mi serve per passarla ai grossisti e loro i grossisti mi fanno il glutammato in più. Allora, i grossisti ti forniscono da soli loro, in autonomia, 300 pezzi di glutammato al giorno. Se io voglio fare più glutammato, ricevere più glutammato al giorno, voglio lavorare di più, ordino più glutammato, ma quei pezzi extra in più devo però fornirli io l'alga e la frutta per poterli fare. E quindi ho bisogno di ordinare 100 pezzi di frutta di media qualità e 100 pezzi di alghe di media qualità. Quindi se tu Swank inizi a fare le alghe di media qualità, te le posso ordinare io, te le posso ordinare. Però ora le fai ancora di bassa qualità, quindi non posso. A me mi serve quella di media. Ma anche i grossisti, Swanky, se ti muovi a salire alla qualità media, i grossisti cercano acqua e alghe di media qualità. È tantissimo. Comedy Club, vediamo un po'. Oh, stasera allora 22:30. Mi piace, mettiamo. Aspettiamo un mese all'interno, trovate fantastiche pietanze e Moito In. Condividi. Condividi.
Allora, scusate, devo parlare un attimo. Allora, non è un nome, non è una famiglia. In poche vari come una scheda. In collaborazione col Tequila Lime Mojito in tutti in ci sta di collaborazione, io non lo so neanche, io lo sapevo già. E poi c'è Tonno che le cose ormai le cose le fa a 4 stelle, questa perfetta. Sì, ma veramente. Invece di oggi abbiamo un critico culinario giunto in Italia, ma con dolce Gorbio, che ha assaggiato la cucina in un ristorante messicano per stimolare la lanterna. Questa sera c'è la serata del comedy. Interessante, non lo sapevo. Ma non c'era anche la gara stasera. Teoricamente c'era anche la gara stasera, però. Ok. Stasera c'è la gara del mototriathlon, vero? Moto. Di sera, esatto, di sera alle. Ventuno e trenta sarà, sì. Là, finito i materiali. Perfetto. Eh sì, allora, chissà come farà a fare il comodi alle 21:30 se c'è la gara, però vabbè. Oh, aumenta le player, ci sta, ci sta. Mangiare, va bene, e Lord Swanky fa il pescatore, tra poco arriva la qualità media dell'acqua e delle alghe, quello che serve a voi. A che livello di tu, ma a che livello di esperienza è arrivato con il glutammato e l'etanolo? E piove, piove per tutto questo server. No, Lordo, c'è Ice Cold.
Dottori, cosa è arrivato a livello 3 di glutammato tu? Ci sta, cosa è livello 3 di glutammato? Ci sta, ci sta. Voglio mettere 110 di pesce. Vabbè, qui finisce di piovere. Poi arriva il tunnel che piove. Ottimo, bella cosa, Gennaro che torna stasera. Tutto Giove dovrà fare. E piove di nuovo qui. Ciao Varillotto, Varillotto. Buongiorno, buongiorno. Stasera mi dispiace, oggi mi dispiace per Zoppito, ma non gli ordino il pesce. Sì, vero te Zoppito. Come non ci sei? Oh cazzo, questo è un problema, però io devo... Devo ordinarti 110, almeno devo ordinare 100 alghe, devo ordinarti. Sì, è vero, Sandy piove 8 giorni su 7 c'è il deserto, è incredibile. Secondo solo che lo sta scrivendo casa su Discord.
Ok. Ho bisogno di zoppito io in game oggi. Mannaggia. Che devo ordinargli 100 alghe. Devi loggare per il lotto. Logga. Logga. Se chiamo zoppito, vediamo se mi risponde. Risponde. Oddio, no. Ho bisogno di 100 alghe io. E poi i grossisti hanno bisogno della tua acqua e delle tue alghe. Mandi in fallimento all'isola se non loghi oggi. Se non loghi almeno un'ora tutto il giorno non mandi in fallimento l'intera isola. Minchia, ieri sera Zoppito è rimasto fino alle 2 di notte quasi a fare le consegne di acqua, di alghe, di pesce, di tutto e più. Tra grossista, mojito, tequila e quel vanille, tutti, cioè, mamma mia. Zoppito è l'unico pescatore che sta lavorando. Tanto adesso cambia di nuovo il tempo, inizia a piovere qua. Guarda, 3, 2, 1. E ora il temporale. E tutto ha scelto di fare il contadino. Ha zoppito, ha preso il posto di Totò, So che col pesce va a mio passo. Con l'acqua e le aghe ha preso il posto di Totò al massimo. E col pesce invece fa il messo livello, dato che ha bisogno di pesce di questa buona qualità. Perfetto. Vai, vai. Me lo comando però logga oggi, altrimenti ci mandi in fallimento.
Ora sono 12 player, minchia, a quest'ora, alle 13:07. Questa macchina qua ha tantissimi chilometri, cioè... sì, ne approfitto per fare come si del comune, cioè... La missione, ah! Eh sì, la missione, sì. Minchia, se prima avevo pensato questi mi sparano. Una volta l'ho preso sotto uno, mi ha iniziato a sparare a tutti. Già. Perfetto, aggiorniamo il magazzino 337 e di pesce abbiamo 1308. Ok, rieccoti, ciao. Beh. Svenchi, devi farmare, arriva al livello 2 delle alghe. Perfetto, allora devo fare ora. Sì. Devo andare su Lifebook da browser.
Perfetto, rieccomi la live. Guarda che sto parlando ora. Bravo, bravo. No, col pesce, guarda, non ti preoccupare, col pesce non ho fretta io, guarda. L'importante è che fai acqua e alghe. Esatto, che ti riempiamo di soldi che neanche ti immagini io e Giove. Cioè, più che altro Giove, io in questo periodo ordino alghe, in questo periodo solo e basta. Se vuoi logare e consegnarmi, io sono qua fermo ad aspettare che arrivi qualcuno al mojito. Quanti soldi ho? 71 dollari. Manco posso fare l'annuncio perché sono 11 player. Senti, 12 cibo a casa e niente. Buono. Ho appena fatto il suo annuncio, invito tutti i clienti a seguire la pagina del nostro bellissimo ristorante sul mare Tepersa. A breve sulla pagina ufficiale del ristorante, seguite tutti. Quindi devo fare nuovo annuncio tra poco della serata di martedì. Però Anthony, spero che cioè, non mi fa fare 22:30, 22:45. Ah, vabbè, dai, forse dopo la gara, dai, forse lo sa. Non c'è la gara stasera? Certo che c'è. Molto dietro lo Santos. Importante, voi potete che giocare stasera in diretta lunedì sera. Avete tempo per provare tracciato. Certo che c'è la gara stasera.
devo rilassare, quindi 10. Pesci. No, grazie, l'ho già comprato il business. E niente, ops. TR Exquiz, grazie per il follow, benvenuto al canale. Ciao TRX Quiz. Scusate. TRX Quiz, grazie per il follow. Ciao, benvenuto sul canale. Tutto bene, tutto bene. Tu tutto bene, come stai? Pesce ce ne ho, io mi sa che faccio solo carne, cioè faccio 400 pezzi di carne e 100 pezzi di pesce, cioè. Sto facendo RP su Los Santos Life Italia, si vede in alto, losantoslifeitalia.it. Leslie, mamma mia come piove. Los Santos Life, Italia. Mi sa che adesso io mi sa che quitto, perché cioè, mi sto annoiando a star qua. Stamattina ho fatto veramente poco niente stamattina. Ottimo. Ottimo, ottimo, Clelia. Vabbè, io mi sa che... Che vuoi, Toto? Ma che cacchio, però io volevo vendere il pesce. Che palle, poi finisce la carne. Ora vado in giro con la macchina. Oddio. Cos'è il marciapiede? Sì, ma anche io oggi faccio solo carne. Anche io oggi se, cioè, se non faccio 400 pezzi di carne, cioè se non faccio 500 ne faccio solo 400, cioè. Però oggi devo fare più carne di ieri. Dalla chat mi sono distratto, non ho visto questa macchina che è qui da 2 ore. E rip wipe di Elijah Smith. Porca troia che botta. Ai 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 ai, ai. No.
Sì. Potevo la cintura. Questo qua che mandava la macchina, stronzo. Mamma mia, che male. Oh, non mi sono fatto niente però di male, è veramente incredibile. Cioè, la barriera della vita è scesa prima perché mi sono fumato una sigaretta nel in game, ma se no niente, cioè. Lavoro a nord di Paleto Bay, eh sì, lavoro su Mapaleto io. C'è la sedia che è andata di traverso. Ma che cazzo, guarda te. Adesso bevo un sorso d'acqua. Tu Tere Squeeze giochi su GTA FM? Cioè giochi su FMRP o no? O guardi solo live? Ma? È tutto quello, è tutto. Quello era Totò, con la massa blista gialla, gialla canarino come si veste lui. Ok, rieccoti. Stavo chiedendo, tu giochi anche tu su FVMRP o guardi solo le live? Già, mi sa proprio di sì, giovane, cioè, mi sa proprio di sì. Che mi sa che proprio che Gennaro oggi non c'è. Devi fare tutto tu. Adesso bevo. Ah, che peccato. Peccato che il tuo PC non possa leggere FVM. Provaci magari un giorno. Ci sono tanti computer buoni che costano anche pochi soldi, dai, cioè, magari un giorno riuscirai a farti uno buono e giocare anche tu. Almeno non piove ora la vitulla. Ehi, ciao, Demi. Alexa, accendi il ventilatore. Credo proprio di sì, già, sì. Ciao Diego Fier, buongiorno. TR Squeeze, vabbè, ti chiamo proprio Squeeze, va bene per te, perché sennò è troppo strano leggere TR iniziale. Sono titolare del Mojito Inn, c'è scritto qui. Business, titolare del Mojito Inn. Il Mojito Inn è un locale che sta qui ed è una bisteccheria. Chiami Alex, ok. In pratica faccio carne grigliata o pesce grigliato e lo vendo allo Itul, che è dove vendono tutti i business, i prodotti, oppure le vendo ai player quando apro il locale. Tra poco mangio e poi penso logo. Ah, bene, bene, Demi. Io non so, tra poco slogo perché vado a pranzo, vado. Niente. I finti possessori di 104 che non lavorano e non finti che fanno finta di stare male per essere pagati e non lavorare.
Giove è uno di quelli, forse. Ma e niente, tutti morti. Hai scoperto che non sono meccanici. Niente. No, vabbè, ma non è cosa scritto. Vabbè, può ben parlare, non ti preoccupare. Buongiorno, Oela, oddio, buongiorno. Zopito, ciao. Ti ho chiamato prima. No, Mi hai chiamato un secondo Mauro il solo, pesce? sì, Il un secondo pesce? solo. No, non ti preoccupare, dammi, non c'è bisogno di cioè, un attimo. Sì, eccomi. Fermo ito? E ora sono lui tool, però ho bisogno di alghe, 100 pezzi di alghe. E pesci purtroppo oggi te ne devo ordinare di meno perché ho troppo pesce nel magazzino e troppa poca carne. Quante ne vuoi di pesce? Oggi me ne prendo solo 100 di pesce. Ok, già ce l'ho in tasca allora, 100. Perfetto. Ok. Forse, no, non ce l'ho in tasca, vado andare in magazzino. Va bene, allora ti aspetto E sul come facciamo mojito. al Ci vediamo momento? sul mojito. Ok, Ok, ciao. dai, ciao ciao. No, non ti preoccupare, No, vabbè, ma può anche nominare altri server, cioè, dipende dal contesto. Se dice io gioco su, oppure mi dici magari gioco su quel server lì, mi sono trovato bene, mi gioco su server mi trovo male. Però tipo, no, puoi ben scrivere i server, puoi ben scrivere su quel server giochi, dipende sempre. Se tu spammi, tipo, venite tutti a giocare su questo server, no, cioè, questo no. Non è, cioè no, questo non ci sta. Però se tu scrivi io gioco su quel server lì, puoi ben farlo. Cioè, quindi Demi, se scrivi, cosa è che ha scritto? Che non ho letto. Banamber. Ho scritto volentieri server di Impero. Ah, va bene. No, ma così ci sta. Così ci sta. Che vuoi entrare nel server d'impero, così ci può stare a scrivere così. Ma scrivere tipo giocate nel server d'impero, venite tutti qui e spammi nella mia live, quello no, ecco. Però finché uno riferisce le sue intenzioni o riferisce le sue idee, così ci può anche stare. Ieri infatti uno è venuto, ha scritto io gioco server d'impero, però un giorno vorrei provare a entrare anche su Los Santos. E l'ho tenuta valida quella, cioè non c'è problema anche a caso lì. Non so se posso vedere la scheda sopra, cioè adesso non ci sono mai andato, non sono mai andato ad analizzare. Su YouTube si poteva fare, mi ricordo, nelle live, ma su Twitch non ti fa vedere le. Sì, vabbè, ma può darsi che Demi LeBuon abbia pensato, così ci sta, non ti preoccupare. Va bene, Devi. Grazie di tutto. Ci vediamo più tardi. Grazie per essere passata.
Eh sì, sei molto rigida, ma fai bene, meglio prevenire che curare. Tanto hai solo eliminato il messaggio, quindi cioè, fa lo stesso, ecco. Tanto si è risolto tutto subito, non c'è problema. Comunque ti dico, Netsqueeze, oddio, Impero. Allora ti dico, io gioco solo Santos Live perché ci gioco qui da 2 anni ormai. Gioco qui ormai da 2 anni e mi trovo bene. No, certo, ma ci sta, cioè non ti preoccupare, puoi scrivere i tuoi pensieri, tipo vuole giocare lì, oppure io gioco lì, puoi ben nominare server. L'importante è che non spammi server, tipo che non dici tipo entrate tutti qui, entrate in questo Discord qui che è del server, venite tutti qui. Quello no, però se tu scrivi le tue opinioni su un server, o scrivi dove giochi, non è importante, puoi farlo. Io ti dico, io gioco su Santos Live da ormai 2 anni e mi sto trovando benissimo perché ormai uno conosco un sacco di gente e due, è anche uno dei server migliori dove si fa migliore RP. Salve, Poi là, poi buongiorno, su Impero buon pomeriggio, conosco, ci ho giocato buonasera, anche. buonanotte. Eh sì, vabbè, parte del gioco, buongiorno. E ho giocato su Impero e bel server, comunque sì, Com'è? però l'RP che c'è qui non è come quello che c'è su Impero, cioè devo dire che è molto più bello qui. Tutto bene. Quanti alghe ti servono? 200? No, 100, 100, 100. Passa pure intanto tutto. C'è molta più gente su Impero, ho Io vado a notato che prendere le gioca, però lo sento solo che è molto meglio. alghe. Vado a prendere le alghe. Perfetto, allora ti aspetto qui. Addio. Ok, ci vuole un po' di tempo, Ah! però. È come Niente. sempre, è come sempre. Vabbè, ciao, ci vediamo Vabbè, tra. ci sentiamo. Quanto ci vuole? Non lo so. Vabbè, Non lo so. Tempo di circa. prenderle. Ok, dai, 10-15 minuti, dai. Metti 5 minuti ad andare, 5 minuti a tornare, sono 10 minuti. 5 minuti a prendere, 15 minuti. Va bene, dai. Raga, andate un attimo a depositare. Prima e poi un attimo FK. Un secondo che devo vedere un attimo una cosa. 18K. Arrivo subito. Ok, rieccomi, devo andare a pranzo, quindi devo chiamare Zopito e dirgli di no. Zopito, senti, purtroppo io devo andare a Ah, pranzo. va bene. E quindi devo chiederti se possiamo fare più tardi. Non. Guarda, quando appena ritorni al pranzo, chiamami subito. Ma tu ce l'hai, ma metti nel magazzino in casa. Sì, ce l'ho perché ho levato i 100 pesci tuoi. Così ci metto 100 Perfetto, alghe. metti quelli là, intanto così sei Ma pronto. pomeriggio non ci sei, no? Ci sono, può darsi, sì, ecco. Tu Vabbè. verso quella, fino a quella ci sei? Circa? Non ti so dire. Non lo sai, No, no. vabbè. Vabbè, adesso. Fai una cosa, tu appena mandami un Facciamo, magari messaggio. le dai a Totò, solo un attimo, magari chiamo Totò, chiedo se puoi darle a lui, ok? Oh, fa come ti pare. Vabbè, ciao ciao, ti chiamo Vabbè, subito. ciao ciao. Dai, ok, ciao. Voi Totò, sento, fammi un Pronto, casa della favore. bistecca, dica. E potresti per favore andare a prendere. Potresti vendermi, tenermi 100 alghe di Zopito, per favore, e darmele quando torno? Sinceramente non so neanche se ho lo spazio. Devo andare a Perché io guardare se ho lo non lo so, io spazio. non adesso devo scappare fuori città e Zopito deve andare a fare le alghe e tutto e non sa se ci sarà quando torno io. Io devo andare Vabbè, a guardare se ho lo in spazio. caso, se riesci, chiamalo e digli che le prendi tu. Sì, ma quante alghe sono? 100, sono 70 kg,
Ce l'avrai da qualche parte. Non lo so, devo vedere, perché devo vedere a casa al magazzino, devo Va vedere bene, quindi esce questo. allora facciamo così, adesso è aperto Zopito, ok? Sì, dici. Io dico di farle, in caso le mette nel suo magazzino, se tu la te non ci sta, se in caso la te ci sta da qualche parte, lo chiami tu e gli dici di dartela te, ok? Grazie Va mille, Toto, bene, a grazie dopo, mille. ciao ciao. Ciao ciao. Che casino. Zobida, allora senti, Sì. io parlo con Totò, adesso devo vedere se c'è spazio, lui da qualche parte, in tal caso ti chiama, ok? Eh sì, se no lo Se metto no in ti metto al magazzino magazzino dopo, tuo, sì. però dopo le 11 stasera. No, Vabbè, sì, al massimo. al massimo dopo le 11. Vabbè, a Ok? posto, ciao. No, solo se ti serve un urgente. Mi sembra abbastanza urgente questo il fatto, vabbè. Vabbè, in caso speriamo che tutto abbia il posto. Speriamo. Vabbè, ciao ciao. Dai, ciao ciao. Mi sa che devo chiudere il Mojito. Esatto. Vabbè. Va bene ragazzi, io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Tolgo il modificatore, se non sbaglio ora Ma non ce l'ho più. più, esatto, ora non ce l'ho più. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi in chat, punto esclamativo comandi. Poi c'è il punto esclamativo YT per seguirmi su YouTube per vedere le repliche di tutte le live che faccio. Punto esclamativo Discord. E per entrare nel mio Discord, entrate pure se volete. Non so quando rifare un'altra live, sapete che io non ho orari fissi, quindi quando riesco faccio. E in caso ci sarò. In caso lo farò oggi pomeriggio o non so, vedremo magari stasera. Non so, domani mattina al massimo. Detto ciò, non c'è nessun altro che fa live su Los Santos in questo momento, quindi niente, non posso fare nessun raid da nessuna parte, perché c'è Bloodyass che sta facendo live su Los Santos, ma è FK, è in pausa pranzo, quindi niente. Vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo. Ciao!